Bene, cambiamo pagina. Se diciamo Villa Luisa Francesca, beh, andiamo a scoprire di cosa si tratta. Nuova apertura per Villa Luisa Francesca, tenuta a pochi chilometri da Treviso, immersa nel Montello che ritorna con l'accoglienza che distingue il territorio collinare. Azienda agricola, ristorazione e camere, tutto a portata di turista e visitatore. Per quest'anno la gastronomia farà parte importante con qualche evento, con della musica. C'è un team di ragazzi giovani che si sono messi in gioco per portare avanti questo nostro progetto. Il nostro fine è quello di dare importanza a questo territorio con i vini, prima di tutto, col turismo, ricevere le persone, creare una gastronomia stagionale e territoriale. In prima fila un team giovane, parola d'ordine, accoglienza. Partiremo con il ristorante alla carta, in cui potrete degustare sia carne che pesce. Avremo tutto un reparto dedicato al vino. Daremo molto valore ai vini del Montello, ai vini locali, il Prosecco, l'Asolo DOCG e il Conegliano Valdobbiadene DOCG. E in più tutti i vini del territorio, regionali e non, ovviamente anche quelli italiani e perché no, anche esteri. I progetti poi per il futuro saranno quelli appunto di aprire al pubblico la terrazza estiva, magari creando qualche aperitivo o qualche aperitivo in vigna, comunque sempre in un ambiente dove si può usufruire appunto degli spazi esterni e cercare di creare comunque un ambiente dove la gente può essere libera di spostarsi e nei diversi ambienti, quindi diciamo dalla parte del ristorante, la parte del relax esterno, la parte delle camere, perché appunto avendo anche a disposizione delle camere, anche l'accoglienza per noi è fondamentale, dove la gente può tranquillamente venire qua, rilassarsi, sentirsi a casa, sentirsi libera anche di girare, di esplorare la villa e stare in relax negli spazi verdi. Un luogo capace di rispondere a diverse situazioni, situato in via Generale Fiorone numero 1 a Biadene di Montebelluna. Questo territorio che è patrimonio di tutti noi, è bene dargli questo lustro perché le persone possano vedere e capire e degustare tutto quello che può dare da adesso in poi, il mondo vinicolo, turistico e non solo.